A Villalba, classe 1971, a raccolta e da un censimento sommario effettuato fra i villalbesi, una trentina sparsi in ogni parte del globo sono stati raggiunti telefonicamente per informarli di una iniziativa che alcuni promotori intendevano porre in essere per festeggiare il loro mezzo secolo di vita. Ma solo una decina hanno risposto positivamente all'appello e così, in occasione delle ferie estive, in concomitanza dei tradizionali festeggiamenti di agosto in onore del patriarca San Giuseppe, sabato, vigilia di Ferragosto, hanno dato il via alla loro fausta ricorrenza per brindare e gioire insieme in questa felice circostanza. Una messa di ringraziamento nella Chiesa Madre, celebrata dal parroco arciprete Padre Achille Lomanto, il quale si è congratulato con loro per il raggiungimento dei 50 anni di vita vissuti, che li ha visti protagonisti in ogni circostanza della loro vita durante tutto questo periodo. Una messa di ringraziamento dunque come auspicio per il prossimo futuro. Si tratta di villalbesi doc, anche se qualcuno ha trapiantato altrove le proprie tende, mantenendo comunque saldo il legame col paese natio. La serata è stata caratterizzata da alcune ore di convivialità in un locale cittadino, col classico taglio ed assaggio anche della torta, dove c'era scritto 50 anni di saggezza, di bellezza e di amicizia. Spumante e pergamene hanno fatto da cornice all'evento. Un appuntamento festaiolo, dunque, in tempo di pandemia, auspicando per tutti un presto ritorno alla normalità per i successivi 50 anni, al Benga, Genova ed altre località del nord, mentre altri sono tuttora residenti a Villalba. Trattasi di Valerio Annaloro, tecnico navale, Filippo Territo, guardia penitenziaria, Calogero Immardino, ragioniere, Antonio Lodato, operaio metalmeccanico, Giuseppe Lodato e Rosario Miserentino, operai forestali, Salvatore Colletti, pizzaiolo, e le casalinghe Giovanna Nalbone ed Enza Nalbone. Valerio, cosa stai recitando? 50 anni, 1971-2021. A noi che giocavamo con le lattine schiacciate, a noi che con l'elastico ne abbiamo fatte di saltate, a noi che a sciacquulirlo ne abbiamo prese di pedate, a noi che poster degli attori e cantanti preferiti appesi al muro delle stanzette ne abbiamo raccontate di cavolate, a noi che a scuola andavamo con i libri, la merenda e l'ombrello nella cintura, l'elastica imbracate. A noi che la domenica per andare a messa mettevamo le robe della festa, a noi che avere Luca Ruiz sull'ultimo rovello ci faceva andare fuori di testa, a noi che piangevamo e ci emozionavamo con le canzoni di Baglioni, a noi che saltavamo i muri lisci e andavamo sempre in cerca dei gettoni, a noi che per passare il tempo facevamo quadrette e strisce all'uncinetto, a noi che utilizzavamo i cantonieri per gabinetto, a noi che passeggiare avanti e indietro è il nostro svago principale,
a noi lo zoccolo di legno addosso ci faceva tanto male. A noi tutti ragazze e ragazzi del 71 ricordiamoci sempre con nostalgia ed orgoglio la spensieratezza e la genialità che caratterizzava di noi ognuno. Bravo! Ma si sapeva Luigi la prima parola. Tantissimi auguri a tutti i cinquantenni che stasera hanno festeggiato a Villalba. Ciao. Ciao Valerio. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a cinquantenni. Tanti auguri a te. Bravi! Ip, ip. Evviva i cinquantenni! Antonio, Antonio, quando fai gli anni tu? Che giorno? Quanti anni fai? 50? Ok, e tu cugino quando fai gli anni? Quanti li fai gli anni? A dicembre tu? Tu fai 50 anni pure? Il 26 maggio. Il 26 maggio, chi c'è pure che festeggia? Quanti anni fai? Io li ho già fatti, 50 a marzo. Tu? Il 21 giugno. Il 21 giugno, chi c'è poi che festeggia? Tu quando? Il 3 giugno. Il 3 giugno, c'è ancora qualcun altro che festeggia? Ah, questo. Quando festeggi tu gli anni? 14 settembre. Ah, ancora li devi fare, ancora ok. Ancora giovane sono io. Ancora giovane, sì. Cosa ti auguri tu? Mi auguro tutto quello che ho avuto fino ad ora. Ah, bene. Niente di che, okay. È la salute, bravissimo. Per me e per la mia famiglia. Ok, benissimo, ciao. E auguri. Grazie.